Buonasera a tutti. È cambiato qualcosa in questi ultimi mesi? Sicuramente. Torni a vivere? Torno a vivere, più sereno e sicuramente così si è fatto luce su quello che poi alla fine mi è stato tolto. Sono contento, sono felice, ti ringrazio perché comunque hai fatto tanto per me, mi hai ospitato, hai dato così la possibilità di fare chiarezza su questa vicenda e quindi ecco, io e la mia famiglia ti ringraziamo. Non c'è bisogno assolutamente. La domanda che però voglio farti è abbastanza chiara e semplice. Questi erano i giorni più difficili della tua vita, incatenato sotto il sole di Roma, una protesta dura ma allo stesso tempo anche simbolica per tutti voi che non avete mai avuto chiarezza da questo calcio scommesse, che ancora non abbiamo capito chi ha davvero barato e chi invece è stata una persona corretta in campo. Tu ti sei sentito mai tradito da qualcuno in questi giorni che oggi per fortuna rivediamo soltanto con immagini di archivio? Ma sicuramente c'è stata tanta gente che non mi ha risposto da dirti al telefono, però quelle sono cose che magari ognuno valuta e agisce come meglio crede. Però c'è stata anche tanta gente che mi stava vicino, in primis il Verona, il direttore Sogliano, il mister Mandorlini, il suo staff. Mi hanno tenuto a Verona, quindi una squadra che è stata promossa in Serie A, non in Serie D, cioè per dire, no? E mi sono sempre allenato con loro, quindi io li ringrazio perché mi hanno fatto sentire un giocatore ancora in attività, un giocatore importante, perché comunque dentro lo spogliatoio ero considerato uno di loro, quindi ecco, i miei ringraziamenti vanno a loro che non mi hanno chiuso la porta. Davvero bella, bella questa storia, anche perché è bello raccontare, poi quando c'è il lieto fine sembra tutto più tranquillo. Abbiamo vissuto quei momenti quando ti ho conosciuto, che tu praticamente eri un calciatore finito e un uomo distrutto, perché dicevi giustamente: io non ho fatto nulla e perché devo rimanere senza lavoro a quest'età, con una famiglia, senza squadra, e ti sei sempre dichiarato innocente. Oggi il Carpi punta su di te, tu ritorni più forte di prima, più cattivo di prima, più motivato. Una voglia matta, Michele, voglia matta di ritornare, cioè sento dentro l'emozione dell'esordio, a 33 anni ci sarà per me il secondo esordio, no? E io ringrazio il direttore Giuntoli e la società del Carpi che ha creduto in me, mi ha voluto fortemente, anche se ero in trattativa con altre società, e io ho fatto una scelta distinto e quindi ecco, ho scelto questa realtà che si affaccia per la prima volta in Serie B, una società sana, una società ambiziosa, e quindi ecco, darò tutto a me stesso perché porterò lì a Carpi la mia esperienza e cercheremo insieme insomma di conquistare questa salvezza. Bene, bene, assolutamente. Il Carpi quest'oggi proprio ha fatto diversi colpi, addirittura 5 acquisti, tra questi c'è anche il giovane Liviero, ex